La mia passione per lo sport è nata già da piccolina, ho praticato svariati sport, amavo molto la danza, ho fatto per parecchi anni la danza, poi da ragazza verso i 15 anni ho iniziato a praticare la pallavolo, il sitting volley e da lì poi è stata una passione sfrenata, però ho sempre amato fare sport, quindi sin da piccina, quindi sin da piccola. Non credo di essere un esempio da imitare, ma sicuramente è una grande responsabilità indossare la maglia azzurra, quindi la porto con onore e spero di essere semplicemente uno spronare verso lo sport e mettersi in gioco sempre. Se ripenso alla mia prima gara, mi viene in mente gioia e ansia, essendo la prima competizione che abbiamo affrontato, che è stata in Cina. E sicuramente tanta gioia per la prima vittoria che abbiamo affrontato insieme da squadra. Al di fuori dello sport ho tante ispirazioni che partono sia dalla mia famiglia, con la quale sono molto legata e che sono fonte di ispirazioni ogni giorno, e il lavoro, che per me è molto importante, lo sport, che è una delle basi per me, soprattutto attualmente, e sicuramente le persone che mi circondano, come amici e tutte le persone che per me sono molto importanti. E non ho mai subito casi di bullismo, fortunatamente ho sempre incontrato molte persone rispettose e in gamba, che non hanno mai visto la mia disabilità come un problema, anzi.